Ciao a tutti Giulini, io sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Oggi ragazzi andrò a fare il post partita della gara che si è appena conclusa, valevole per la sesta giornata di campionato, ovvero Potenza Trapani, vinta da noi, vinta dai Granata per 5-1 in trasferta contro il Potenza, che sappiamo in queste prime 5 partite aver fatto 10 punti, 2 vittorie, un pareggio e solo una sconfitta, quindi una squadra che sicuramente era partita molto bene. Trapani che si è rifatta, possiamo dirlo, del pareggio immeritato contro la Juve e contro il Taranto, e finalmente ha dimostrato il vero valore di questa formazione costruita per vincere il campionato e andare in Serie B. E finalmente abbiamo visto il vero Trapani per la prima volta in campionato. Ne andremo a parlare in questo video. Prima, come sempre, invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, a lasciare un bel mi piace ed attivare la campanellina. E inoltre ad iscrivervi al mio canale Instagram, che vi lascerò il link qua sotto in descrizione. Prima di partire con il video però, intro. Ragazzi, andiamo a parlare della partita. È stata una partita sin dal primo minuto giocata ad alta intensità dal Trapani, e infatti al sesto minuto del primo tempo è subito arrivato il primo gol dei Granata con Maghet Fall, un bel lancio a scavalcare la difesa, adesso non mi ricordo di chi, che innesca Fall, che davanti al portiere la mette dentro, dunque 1-0 per i Granata. Nel primo tempo, poi qualche minuto dopo, al dodicesimo, arriva il gol del 2-0 per i Granata con il calcio d'angolo, la palla in mezzo, scorre tutta l'area e poi arriva Silvestri con il piattone con il destro che la insacca. Dunque 2-0, si sblocca sia Fall che Silvestri. Fall che dimostra di essere in forma e di voler questo posto da titolare che non gli è stato dato finora in campionato. Secondo me immediatamente, perché è un giocatore che merita molto, e assieme a Canutè sulle fasce fanno, secondo me, diciamo molto bene, e fanno male soprattutto alle difese avversarie. Dunque 2-0 dopo questi 12 minuti, fino al 20-25esimo il Granata giocano bene, poi esce un po' più fuori il Potenza con il Granata che ovviamente abbassano un po' il ritmo. Il Potenza che con il loro capitano numero 9, l'attaccante, prova qualche azione, un colpo di testa, calcio d'angolo, e proprio lì arriva il bel gol al volo dell'attaccante del Potenza, il capitano, che insacca un incolpevole Seculini, e dunque 2-1. Trapani prova a reagire alla fine del primo tempo, ma finisce così, dunque si va all'intervallo con il risultato di 2-1. Nel secondo tempo parte subito forte il Trapani, parte forte anche il Potenza con qualche azione importante. C'è la vera svolta della partita, al 57esimo arriva l'espulsione per il difensore del Potenza, che Fall era praticamente, aveva recuperato il pallone perso proprio dal difensore del Potenza, si è involato verso la porta ed è ultimo uomo scivolata da dietro, e dunque rosso e diretto, rosso netto, e Potenza che resta in 10. Da lì in poi il Trapani esce più fuori, entra Bifulco e sarà proprio lui a segnare il gol del 3-1, e poi entra Lescano che si sblocca, forse dovrà partire ogni partita da in panchina per sbloccarsi, questo non lo sappiamo, ma sa di fatto che parte alla panchina e fa doppietta. Alla fine gara finisce 5-1 con un Trapani straripante che meritava anche qualche gol in più, ma comunque 5 gol sono veramente molti, e così magari recupera qualche gol nella classifica gol fatti e gol subiti. Adesso ragazzi, il Trapani in classifica si trova a 9 punti con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Vedremo domenica in casa, domenica 29 settembre contro la Turris, squadra abbordabilissima, se effettivamente ci siamo sbloccati con questa vittoria per 5-1 dopo le prime partite di campionato, o se è stato solo un caso, ma non penso proprio. Quindi ci vediamo allo stadio domenica, vi invito a farvi il biglietto, perché ragazzi questa squadra ha bisogno di sostegno, perché i campionati si vincono anche secondo me con l'aiuto del pubblico, della tifoseria soprattutto. Dunque ci saranno altre gare questa sera, io spero di farvi al fine della giornata un breve recap dove andrò a dire tutti i risultati eccetera eccetera.
ma vi aggiornerò sempre su Instagram, dove vi invito sempre a seguirmi. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao e sempre forza Trapani!